Io ho visto che tendiamo a non parlarne mai. In città, peraltro, i disabili quasi non si vedono perché la città non è fatta per i disabili. E conoscendo alcune di queste associazioni, ci hanno aperto peraltro la mente, facendoci capire come una città accessibile non è una città solo per disabili, ma per tutte le persone che in un momento della loro vita possono, a causa di un incidente, a causa di una patologia transitoria, possono trovarsi a non essere, normali. Come no, normodotati, normali questa parola che diciamo sempre. Quindi una città in realtà accessibile è una città per tutti. Noi stiamo lavorando su questo aspetto e ci saranno importanti novità nella giunta che presenteremo. E io sono molto molto contenta del fatto che noi ci lavoreremo a livello comunale, ma che le mie colleghe stanno lavorando in maniera molto intensa a questo tema anche a livello nazionale. E questo peraltro, permettetemi di fare una piccola notazione politica, in questi giorni io sono intervistata da tante persone ma anche dalla stampa estera e tutti ci dicono: ma voi non siete il partito del no? Ecco, questo è l'esempio lampante di quanto il Movimento 5 Stelle non sia assolutamente il partito del no. Noi siamo il partito del no alla vecchia politica, siamo il partito del sì a tutto quello che può aiutare i cittadini. E in queste proposte che noi facciamo e facciamo continuamente, sono gli altri a dirci no. Però la stampa non ci dà voce e continua a dipingerci come quelli che si oppongono a tutti. Non è così. Quello che noi vogliamo fare è migliorare la società, migliorare le condizioni di vita delle persone e questo andrà a vantaggio non solo degli elettori, dei sostenitori del Movimento 5 Stelle, ma di tutti. Quindi questo è il messaggio che noi vogliamo portare con forza e questa proposta dimostra quanto, e le stesse parole di Paola dimostrano quanto in realtà al Movimento 5 Stelle non interessa mettere il cappello su un'idea, ma portare avanti un'idea. E io sono orgogliosa di far parte di questo movimento, di far parte di persone che lottano tutti i giorni con le unghie e con i denti per affermare questo principio. Quindi vi ringrazio di avermi invitato, vi ringrazio per non mollare mai, per non mollare mai. E speriamo che queste nostre idee siano comprese e siano portate avanti da tutti. Grazie. Grazie. Grazie.